ringrazio per le belle parole con cui ci ha ammaestrato. È difficile qui oggi dire il motivo per cui celebriamo questa ricorrenza. È difficile perché significa parlare di una cosa tanto storta quanto la guerra qui nel Tempio del Signore. Però mi corre l'obbligo, anche per spiegare ai bambini e ai ragazzi che ci hanno voluto onorare la loro presenza, il motivo per cui adesso, in questo momento, siamo qui riuniti. Oggi l'Arma dei Carabinieri non celebra soltanto la sua patrona, ma ricorda una battaglia. Però c'è una particolarità. L'Arma dei Carabinieri ricorda un orgoglio questa battaglia che ha perso. Ecco, questa è la nostra scelta distintiva. Nel 1941, in Africa orientale, una località chiamata Pulpar Verde, un gruppo carabinieri fermò l'avanzata delle truppe britanniche per proteggere le truppe italiane. 600 uomini contro 20.000. 20.000 appoggiati da carri armati, appoggiati dal supporto aereo. E non li fermarono un giorno, li fermarono 4 mesi. La battaglia di Culcapre si concluse il 21 novembre ed è per questo motivo che Sua Santità Pio XII volle riconoscere proprio la Virgo Fidelis come patrona dell'Arma dei Carabinieri, individuando in questa coincidenza di data non un caso, ma un significato profondo. Perché dico la nostra città distintiva? Perché noi siamo questo, siamo militari, ma siamo militari pronti all'estremo sacrificio solo per compiere il nostro dovere. Una battaglia inutile, una battaglia persa, uno spargimento di sangue, una cosa terribile. Ci hanno ordinato di farlo, l'abbiamo fatto, senza viveri, senza acqua, completamente accerchiati per 4 mesi. Eccellenza Reverendissima, lei oggi ci chiama a un bagno di verità. Bellissime parole. Noi facciamo tutti i giorni di questa fedeltà ai valori e all'obbedienza il nostro imperativo morale. Lo facciamo concretamente sulle strade, lo facciamo a favore del cittadino. C'è chi crede che aver puntato il dito contro alcuni eventi ci mette in grave imbarazzo. Non è vero. Ci rende contenti. Ci rende contenti perché scoprire la verità e, se ci sono colpevoli, contestare le colpe, contestare le responsabilità ai colpevoli è il nostro lavoro, ma di più, è la nostra missione. Bene, tanti hanno compiuto questa missione per una vita intera, anzi, alcuni sono caduti per compiere. Qui oggi abbiamo, io li ringrazio di essere venuti, abbiamo i parenti di tanti nostri militari che non ci sono più. Per questo motivo, proprio perché il sacrificio significa lasciare parenti che ci ricordano, oggi l'Arma dei Carabinieri celebra contemporaneamente anche una ricorrenza particolare che è la giornata dell'orfano. Perché sapete, di questi eroi quotidiani che ci lasciano, prima o poi scompaiono di mondo, restano gli orfani. Bene, noi abbiamo un ente assistenziale che ci aiuta a mantenere vivo il ricordo del genitore Gesù. E oggi questo ente mi ha incaricato di plaudire al dottor Cenerelli, figlio di un nostro comandante di stazione, di un nostro defunto comandante di stazione, che oggi ha raggiunto, oggi, che in questi giorni ha raggiunto il traguardo della laurea magistrale, e ci onora, e ci fa piacere sapere che sia ancora così legato alla nostra famiglia. Ma come lui, insomma,
ringrazio di essere venuti, vi ringrazio per l'apporto che ci date e che ci avvicinate. Se mi è permesso, vorrei consegnare una piccola tarta al cuore.